Avanti. Se ci sono, ma non obblighiamo, ci mancherebbe altro. Franco? Sì. Hai... un'altra parte che secondo me hai messo tu molto personale è il tuo rapporto col potere. Presentato da... Sì, bravo, sì. Allora, Franco e Cristina hanno organizzato, ve lo dico, no? Perché un incontro bellissimo a Torino, che è stato pieno di gente, insomma, un successone secondo me. L'ho anche detto Torino di Chelino, no? L'ho detto anche sulla mia pagina Facebook, e anche Eugenio e Barbara, insomma, insieme a loro, secondo me. Insomma, io sono molto contento perché per ora c'è sempre il pienone, per cui comincio a preoccuparmi quando avrò meno gente e mi metterò a piano, una volta mi metto a piano. In ogni incontro ne vado, grazie al cielo, per merito di chi lo organizza, e quindi voi, e anche, insomma, grazie. Nonostante il carnevale. Nonostante, io infatti ho detto, guarda, nonostante che ci saranno due bambini spogliati che dicono, mamma, andiamo, che tirano così, uno che mi fa la pernacchia, così, basta. Perché ero un po' preoccupato vedendo, ma è quello che c'era in giro, e sicuramente te ci sarà Gianluca che mi filma. Che dico, basta, no, no, bambini, non potrò neanche tirare così, dovrò dire che ucci bambini, così come pernacchiette e tutto. Beh. Invece sono, ma mi sono perso la domanda. Ah, ecco, il rapporto col potere, sì. Boh, quello di nuovo, hai ragione, forse dipende un po' dal vissuto, probabilmente, no? Dall'idea, credo, della disciplina che cercano di inculcarti, forse a scuola. Credo sostanzialmente a scuola, no, magari. E quindi magari se tu vai in una scuola in cui cercano di inculcarti della disciplina molto forte, hai ragione tu in realtà che hai un rapporto enorme col potere, noi ne abbiamo anche parlato, io, Franco, no? Cioè, lo vedo in... tutte le tue storie, che sì, prendo, sì, sì. Divise, sì, sì, lo vedo in un modo aberrante, poi in realtà forse... Lo ammetto, no, no, ma certo. Certo, no, 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 ma è chiaro, ma lui lo dice, cioè io lo dice Brandon, dice io con le figure di potere ho un rapporto veramente aberrante. Che aberrante no, non lo dirà perché Brandon non ha questo vocale, non è così forbito, tolo, cerco di farlo parlare con Cavalier di Ventura, non è. Quindi dirà un rapporto che avrei un rapporto brutto, insomma. Allora, in realtà poi devo dire che le poche volte che io ho avuto a che fare, boh, normale, ecco, non è. Però sì, mi fa paura. Nel mondo di Brandon, sì, è rappresentato dal governatore, beh, quella è una figura spaventosa, secondo me, cioè le ha tutte quello, ma è anche proprio, secondo me, una metafora del potere, cioè il potere arroccato nella sua, insomma, un po' però c'è, in qualche luogo del mondo, voglio dire, un potere del genere, ahimè, c'è, cioè il potere assoluto di per sé, quello che dei dittatori, di seguito mi fa schifo, ovviamente, cioè sono dei serial killer, quelli dei peggiori, ovviamente, adesso qui si parla, voglio dire, il governatore generale di New Heliopolis, beh, è un figlio di puttana terribile, secondo me. No? Puoi dirlo figlio. Posso dire, bravo, scusa, di, potendo anche, esatto. Cioè, è un uomo malvagio, perché ma in realtà è la metafora del potere, perché appunto è un uomo malvagio che non può uscire di lì. Cioè il potere che rimane fermo dov'è, solo, disperato, ma nello stesso tempo anche spietato. Cioè l'idea è un po' quella, no? E nello stesso tempo la... Però, infatti vedi qualche disegnatore, ricordandosi Brandon, disegnava i poliziotti di Morgan Lost, le divise dei poliziotti, mi diceva, beh guarda, facciamo uno a cui non chiederesti mai un'informazione, no, ferma, cioè in Morgan Lost è diverso, cioè in Brandon la milizia, si chiama milizia, è la longa manus del potere proprio, e beh in Brandon no, sono tutti lì, insomma sono tutti bersagliati dai serial killer, un po' un minimo se ne danno una mano, per cui... I poliziotti del mondo di Morgan Lost hanno un altro approccio, cioè anzi cercano di per sé, tendenzialmente se non è un poliziotto che sbiella, e non l'ho ancora fatto quello, però mi piacerebbe farlo, cioè che magari appunto, ah no, l'ho già fatto nel numero uno, se non sbaglio, no, non è un poliziotto, un guida dirigibile, va il padre, poliziotto, ok, il poliziotto non l'ho ancora fatto. Beh, ma io, allora, io ho scritto, lo dico sempre, io ho scritto 200 storie, quindi 20.000 pagine. Non riesco a ricordarmi tutto, spero di poterne scrivere ancora un tot, però sono tantissime 20.000, cioè, perché basta fare il conto, 200 storie, 50 di Van Dog, 110, 112 Brando, poi adesso Brando va avanti, quindi siamo già a 120 circa, quindi speciali, 25 Morgan Lost per ora, e tra carti mistere altri un altro 25 diventano 200. E quindi per forza di cose qualcosa mi dimentico, no? Qualcosa mi passa di mente, però sì, è un rapporto che un giorno dovrò risolvere o forse non risolverò mai, rimane così, forse è come io lo vedo, cioè che cosa ci vedi tu? Vedi una cosa anomala? Io mi permetto di parlare perché lui ci conosceva, lo sappiamo. Mi è piaciuto molto questa rappresentazione appunto del potere arroccato
autoreferenziale. Autoreferenziale. Un po' come abbiamo, se ne parla anche in Italia della casta. Sì, via. Non così spero, nel non senso. Sì, non così. Purtroppo i nostri sono molto. Ecco. Sono molto più da film di Alberto Sordi. Ma io sì, adesso non... Dalla Matriciana. Diciamo, ecco, però per esempio un mio amico che l'ha letto, che non legge fumetti, ha detto, vedi, la sezione 5 mi sembrano un po' i servizi segreti. I servizi deviati che abbiamo avuto durante il periodo della grande legge dell'attenzione. Ecco, cioè, è un po' Made in Black anche lì, perché ormai il look è un po' quello. Ma in realtà più o meno, io non ci ho pensato, a dire il vero, cioè no, sono di nuovo, ecco, quelli sì che sono la longa manus del potere, però di nuovo ho cercato di non calcare troppo su quello, perché per me Morgan Lost deve essere un viaggio nell'oscurità, per cui sì, vabbè, cioè il potere è una forma di oscurità, punto, però deve essere un viaggio nelle elementi forse deviati, cioè nei tormenti suoi e nei tormenti di chi uccide, perché quello forse, e poi ovviamente... Dico, deve essere anche molto divertente, cioè voglio dire, io prendo molto, e questo lo dico ogni volta, come punto di partenza i film di Tarantino. Ci sono delle tamarrate coltissime, divertentissime secondo me, però rimangono quelle, cioè ritengo che Tarantino sia un genio, cioè a me piace molto, è l'unico forse, dico sempre, che io sono uno timido, così come ho fatto con Manarato, ecco, un disegnatore che se trovassi in giro direi complimenti, se mi caga, cioè, poi magari mi ride in faccia, ma a quanto pare deve essere anche uno, forse si metterebbe a ridere, e quindi io lo ritengo un tipo geniale perché riesce davvero, passa l'aereo, voglio dire, a metabolizzare determinati generi attraverso se stesso, ecco quello in realtà poi deve essere Morgan Lost, deve essere come dico la mia visione del thriller, quindi se io spero, ma non so quanto poi sarò riuscito a fare, tendo sempre poi a dare una certa atmosfera alle storie, che saranno quelle, non ci sarà mai un giallo puro appunto o uno in cui si parla solo del potere, solo dei servizi segreti, perché ritengo che poi diventi una cosa pallosa. Cioè non è un reportage, non è una cosa giornalistica, cioè io voglio parlare delle persone. Esatto, perché tu sei, avendo lavorato anche con altri sceneggiatori, come Claudio è bravissimo a entrare proprio nella mente contorta delle persone. Perché ha una mente contorta. Questo non lo so. riesce veramente a entrare in quelle porte del cervello dove c'è cioè, l'oscurità e che cosa succede, c'è un mondo. C'è il labirinto di Dedalo che ti offre veramente degli scamotaggi incredibili. Se dovessi star lì a raccontarti il classico thriller, interessante assolutamente, però dove c'è il fatto, l'assassino, perché no, sarebbe sprecato con lui. Ma non ne sarei forse anche in grado, nel senso che ci sono dei miei colleghi molto più bravi che lo sanno fare molto meglio. Cioè, e comunque sarebbe... oltretutto una ripetizione, una copiatura di qualcos'altro e cerco di non farla, cioè voglio dire è proprio l'approccio che dà anche, mi auguro, speriamo che lo sia un po' la novità alla storia, cioè l'approccio è quello della mente, del viaggio, del calarsi lì, cioè quindi Silenzio degli Innocenti e i vari Red Dragon, Thomas Harris, cioè il calarsi lì dentro, magari rimanerne anche condizionati, cioè se voi avete visto Red Dragon per esempio una cosa che mi piaceva molto, o avete letto il libro, è che poi questo profiler a un certo punto debba andare a farsi, come immagino e come, se andiamo avanti con le storie, come io mi auguro, racconterò, deve andare a farsi disinnescare. Cioè se tu due o tre volte cerchi di entrare nella mente di questa gente, beh, ma... C'era Manhunter, che era molto bello. Manhunter, e che poi è quello, è praticamente è la prima versione di Red Dragon. Sì, sai che la moglie in realtà non vuole più che lui vada a cercare questi, perché dice, ma ti ricordi che come ti sei ridotto, al di là del fatto che lei ti ha mezzo massacrato, ma ti sei ridotto, sei in pannacione di incubi tutte le notti di seguito, quindi io praticamente pur senza essere andato a cercare Lecter sono un po' come quello lì, perché più o meno gli incubi non dormo mai, quindi, e non sono neanche un profiler, sono spiegato qualunque, quindi mi è andata peggio, diciamo. Invece è andata bene alla Lola, che si diverte un casino a disegnare, sì, questo tipo di storia. Spero di io sì. Io poi mi diverto tantissimo nella fase più onirica, però lui ti offre anche a chi ama disegnare anche l'azione, i colpi di scena, questo, quello, le sparatorie, i menaggi, i pestaggi, riesce anche a unire questa parte del viaggio oscuro della mente con l'azione, un'azione proprio bella tosta.
questo non è, ci non è la portata di tutti. La disegnatrice ci puoi spiegare i vari passaggi, diciamo la, anche la particolarità del lavoro su Morgan Lost, visto che poi c'è l'aggiunta del rosso, i toni di grigio, i toni di rosso, che cosa c'è di diverso rispetto a un disegnare un... Ma guarda, normale. Morgan Lost ovviamente lui l'aveva ben chiaro, non come sarebbe venuto, però ben chiaro da subito l'idea appunto di inserire il rosso, inserire il rosso, il grigio, tutto quanto. Però noi quando siamo partiti, perché ancora non era stata presa la decisione finale, se farlo con appunto questo, questa aggiunta di colorazione. Quindi noi abbiamo iniziato a fare, a interpretare le storie come se fosse il classico bianco e nero, che è differente comunque, sì. Perché poi la resa sulla stampa ti porta a delle soluzioni differenti, cioè sai che in quel posto lì andrà colorato, tu lo interpreti con il bianco e nero, cioè è tutta una cosa mentale differente, quindi è stato un crescendo, ma un crescendo a sorpresa bellissima, perché quando abbiamo visto le prime soluzioni che hanno fatto lo studio Arancia delle tavole di Rubini e di Talami, siamo rimasti tutti a sembrava un'altra storia, a parte che sono riusciti a trovare anche un cordone che unisse un po' il tutto, amalgamasse un po' tutto. Alcuni ho sentito qui che poteva essere anche sminuente perché non si riconoscono più i disegnatori, secondo me assolutamente no, anzi, i disegnatori stessi, cioè gli altri colleghi, siamo tutti entusiasti di questo tipo di aggiunta e non di appiattimento. E poi sì, c'è la curiosità di vedere come verrà. E quando la vedremo la tua storia? È finita la tua storia? È finita, però... non lo so, è scaletta, dovrebbe essere fine dell'anno, quindi si chiude brindando. Non lo so, magari possono cambiare l'ultimo. Come diceva lui, ci sono appunto una storia onirica, una nazione, adesso vediamo come se la scrivono al meglio. Ho notato una cosa, ci sono due, se qualcuno vuole, perché mi spiace sempre, voglio dire, se qualcuno, io dal mio ho già bevuto, ma se volete qualcuno ha sete vuole da bere, ci sono due bicchieri, e c'è, ho visto c'è uno di più, beh, no. Mi sembra una cosa che beviamo solo. No, dove parlate? No, vabbè. Ma poi dopo c'è il vino. Ah, per l'occhio. Va bene. Poi vabbè, la bellezza di disegnare con Claudio, rimanendo sempre legata a come la gestiamo noi. Sempre per, cioè, non parlo per gli altri, parlo per me, però ci si confronta. Lavorare con lui è fantastico perché ti dà piena libertà di interpretare la sua storia per quello che è il disegno, cioè lui sa benissimo che tu sei il disegnatore, tu fai il tuo lavoro, ma non si permetterebbe mai di star lì a interferire questo e quell'altro. Sicuramente se c'è qualcosa che non si unisce, si dialoga, ci si confronta, però si affida, come noi ci affidiamo totalmente a lui, lui si affida totalmente a noi. Questo è uno scambio che sicuramente il lettore lo percepisce. Non credo che, anche quando c'era in Brello sentivo sempre che c'era una gratificazione proprio di quello che era la storia del disegno. E questo è grazie appunto anche a lui che ti permette di essere comunque te stesso nell'interpretare le sue storie. E poi sono anche abbastanza simpatico. Assolutamente sì. Non sono di là? Assolutamente sì. Però beh, essendo tabula, ci si trova alle due di notte a scambiarsi opinioni su vignette. Qualcuno ha un'altra domanda? Posso provare? Vai, prego. Allora, diciamo, chiamiamola un'assicurazione. Vedendo anche il monitor qui, ogni tanto passa l'immagine di... Conigli Serial Killer ne abbiamo già visti. Mm-hmm. Che cosa ci puoi raccontare? Non di trama, no. Cioè, sa un'impronta completamente diversa. Sì. No, ci sto pensando perché... Sì, direi proprio di sì. Non dici nulla. No, dico nulla, dico che se...
con degli amici. Sì, no, no, volevamo fare addirittura un video trailer con degli amici. Adesso vediamo, ne stavamo parlando di questa cosa. Amici con indie. Amici con indie, sì, sì, sì. Voglio dire, sì, no, no, un'impronta totalmente diversa. Al di là del fatto che è una coppia, però al di là di questo che ci può dire, vabbè, però. No, 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 no. Hanno matrici proprio iniziali totalmente diverse, lo studio, diciamo, anche della personalità degli assassini è totalmente diversa. Ed è, guarda, una storia, ti posso dire questo, che parla molto, credo potrebbe essere divertente per chi legge fumetti, perché parla di fumetti. Cioè, come si è detto, cioè sono in realtà, con Yuji Rabbit sono i personaggi di un fumetto underground. Poi succede qualcosa. Cioè, non vado avanti, sì, voglio dire, sono... Allora, sì, credo, boh, non lo so, poi sai, io non... sai, è difficile parlare delle tue cose perché le ho fatte io, delle proprie cose perché avendole fatte, quindi sono un po', voglio dire, in soggezione perché se faccio un errore di sintassi ho detto è difficile parlare delle tue cose perché le ho fatte io e questa, insomma, rimane. Però appunto mi ha divertito molto farla. Si discosta totalmente da Pink Rabbit, tu volevi dire, no? Sì, beh, che è un bellissimo personaggio, una bellissima storia, caspita, sì. Sì, direi che si discosta totalmente, non c'entra niente, non c'è il viaggio, no, no, è un'altra cosa. E parla forse di più, cioè, e questo non spoilerò nulla in realtà, o poco, pochissimo, cioè in realtà questi coniugi Rabbit sono appunto i protagonisti di un fumetto underground che però in realtà parla di una coppia, parla di un... del disfacimento di una coppia nella società, che non c'entra niente con tutto il resto, capisci? Cioè, parla anche di della vita di coppia, cioè della coppia di questi e dei segreti soprattutto di una coppia, quelli anche più nascosti che possono esserci, no? E già si vede, tu adesso qua, se tu lo leggerai, questo non è, è tra due, tra un mese e mezzo, no? Credo che... Tu ricorda quello che ti dico, che già nella seconda pagina, beh, c'è una roba che normalmente, insomma, per un fumetto... Non è che sei così, e quindi vedrai subito che si discosta totalmente, cioè già dalla seconda pagina, diciamo, di narrazione. Quindi tu, si vedrà una parte, pochissimo, del mondo, quindi di questo fumetto, del coniugi Rabbit, e poi c'è il mondo di Morgan Lost, in cui insomma, sono reali, poi questi, non è che sia difficile, qualcuno si prende una maschera da coniglio, però voglio dire, però c'è anche proprio il rapporto, cioè si parla per esempio di fumetterie, cioè lui va in una fumetteria dove ci sono tutti gli appassionati di fumetto, dove c'è il ragazzino che vuole a tutti i costi una roba e dice ma no, non si compri con Yuji Rabbit, che sono brutti, si compri Max Wonder che è figo, spacca il culo a tutti, no? Che sarebbe il Superman del mondo di Morgan Lost, no? Per dire, oppure ci sono quelli che hanno fondato il fan club dei coniugi Rabbit, quindi che, gente che litiga magari per i coniugi Rabbit, che essendo un fumetto di culto, e cioè, io ho visto degli appassionati di fumetti litigare per un fumetto, e gente litigare per King Kong, ho visto anche per un film, cioè io mi astengo da queste, mi sono sempre astenuto. Qualche volta sono stato un po' male quando hanno detto che James Bond faceva schifo, però vabbè, me lo sono tenuto dentro, è una cosa che è una mia perversione personale, troppo, sì. Però voglio dire, è una cosa particolare, per cui secondo me potrebbe essere molto divertente per questo, perché strizza molto l'occhio a tutti quelli che leggono, per dire, coniugi Rabbit, no, non sto raccontando la storia, ce n'è, lo dico perché l'ho riletto qualche giorno fa, c'è praticamente come qua in fumetteria, sono ne hanno fatti sei albi, e quindi c'è la versione da fumetteria che costa un pacco di soldi, per dire, no, per, che ne so, che soprattutto quando poi questi tornano in auge, che ne so, può costare 40 euro dollari, quindi mentre Max Wonder appunto dice al ragazzino, dice ma no, ma guardi, costa un euro dollaro e mezzo, e quello lì spacca pure, però lui si prende questa roba e se lo va a leggere, io voglio capire questi fumetti, per dire, e questo sto dicendo, può essere una strizzata d'occhio ai lettori, arriva il suo amico, quello San Barbara Swellis, quello che in genere spara cazzate, quello che è anche lui un cacciatore serial killer, quello che si chiama Jack, e lui si mette lì, e lui è al bar, in quel bar dove la tipa cerca sempre di farlo mangiare bene, dice guarda adesso oltre che mangiare male tutto, adesso leggi anche mentre mangi, e lui dice ma no, guarda, è lavoro. E arriva gente e dice guarda che bello, madonna, un fumetto, non lo leggiamo nella vita, dice dai dai, caccia il fumetto, gli strappa una pagina, e dice ma dai, tanto quanto costerà, 20 centesimi, lui fa vabbè, poi fa ah ma guarda che bello, l'hanno fatto in i coniugi Rabbit, quelli che ammazzano la gente, l'hanno fatto in diretta, e Morgan Lord dice beh sì, cosa vuoi che ci voglia, ironicamente perché ha appena parlato con un disegnatore di fumetti che abbiamo messo Marco Soldi, perché secondo me è per Antonomasia, no, ci sta bene, è il classico, è Marco
Solvi, ma proprio citato non è simpaticissimo lui, è voluto citare Marco Solvi e lui quindi sa, lui dice, beh ma scusa, ma dai, l'hanno fatto così in diretta, fa sì, tanto l'hanno fatto stanotte, no, praticamente, dice, cioè, quanto ci vuole? 2 ore a fare un fumetto così, no? E vorrei dire, certo, e quindi voglio dire, è pieno, secondo me, di strizzate d'occhio a chi li fa. Cioè, voglio dire, no, a noi che li facciamo, in generale chi li fa? Infatti, Morgan Moss, quando va via da questo fan club, a un certo punto penso, dice, beh, vabbè, nel mondo dei fumetti mi sembrano tutti matti, ma il più matto di tutti è quello che contenta. Ma lo sa Marco Soldi che è stato citato? No, ah, ok. Lo sa, no, non è su Facebook. No, beh, ma lui è già stato. No, ma lui è stato citato molte volte da me. No, mi, mi sembra. No, no, a parte che mio amico mi è molto simpatico. Sì, ma sì, poi, vabbè, lo ritengo un volto. Esatto, è quello che la sua fisionomia sì, che ha fatto. Sì, da disegnatore di fumetti proprio... mi piace proprio, cioè che sia Marco Soldi, no? Per cui il disegnatore della storia mi diceva, ma tutti tranne Marco Soldi. Diceva, in questo momento lo sanno tutti tranne lui. Sì, ma è già in diretta, è già in televisione. No, faccio il conto tra Morgan Lost e l'altro protagonista della serie Bonelli. Chi vedrebbe più bene? Ma come il giudice Antelichere mi astengo da deliberare, mi ritiro per deliberare. Secondo me è Brandon. Sì, ma forse sì, cioè sarebbe... Tu chi vedresti? Posso dare del tuo? Io do del tuo a tutti, posso? Diamoci del tuo, io del tuo. Tu chi vedresti bene? Lascio a te la... D'altronde tu mi hai fatto la domanda, hai ragione, cioè io. La risposta più scontata potrebbe essere di Landog, ma per me è dopo scontato, quindi non... No, perché non è, a parte che non è, in realtà non è mai il mondo di nessuno, sì, perché lui vive nel suo mondo. Sì. Ma magari no, nella storia si poteva uscire in modo di farli contare, cioè non è tanto, secondo me, Allora, qui ognuno dal suo, no, io personalmente direi Brandon, però... voglio dire, perché altro è così, cioè anche per una serie di cose che... Però voglio dire, ognuno poi magari la vediamo su, c'è cioè chi dice così, però diciamo che la cosa del crossover è una cosa un po' particolare. Io l'avevo prima escluso così, poi sarebbe anche interessante, insomma, boh... però visto che è uscito anche su Facebook, no, che un ragazzo diceva ma chi vedete, chi non vedete, chi vedreste, boh, vedi per esempio Franco dice Giulia, qualcuno dice Dylan, boh, io ho una mia idea, ognuno poi... Ma voi i crossover piacciono quindi? Cioè per qualcuno per esempio mi dice ma insomma, cioè alcuni detestano, cioè deve essere giustificato secondo me. Se sono fatti bene sono bene. Deve essere giustificato. Fatto bene? Ma lo facciamo sempre bene, io mi auguro, cioè spero, io almeno, allora magari se, allora sappiate che se una mia storia non vi piace, io ci ho messo lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo di quelle che magari mi sono piaciute, magari è venuta meno bene, ma non è mai capitato, sinceramente, perché così come il mio copertinista, che ritengo che sia mio nel senso, ma come tutti i disegnatori con cui disegno, come la Lola, come potrei citarli tutti, loro, siamo gente che non ci dorme, se facciamo un disegno che non ci convince, o se io scrivo una roba che non mi va, la butto piuttosto, no? L'ho spiegato stamattina. Questo è perché questo fa parte della passione, no? Non lo fai per lavoro, no? Una questione. Voilà. Cioè deve essere una cosa che ci chiede. Ho amici, però sono personaggi non invasivi, nel senso che per dire, io dicevo sempre con Brandon ci convivo 7-8 ore e poi se ne va, cioè nel senso che mi lascia la mia vita, cioè capito, idem. Morgan Lost è un po' più vicino da quel lato, perché appunto poi stacco e magari mi vedo un film, come farebbe lui, cioè come lui che magari andrebbe al cinema, no? Difatti io ho fatto dei cortometraggi, c'era stata l'idea di... Poi probabilmente questo non si riuscirà a fare per una serie di motivi che però esulano proprio da noi, di fare i film di Morgan Lost. Cioè per dire che lui si siede al cinema e vede un po', però mi sembrava fin troppo, insomma, così. Quindi, vedi già qualcuno mi dice, giusto a me però, insomma, no, non mettere... Al limite i film di Morgan Lost potrebbero essere altri film, no, che magari... Già lui appunto consiglia film che di per sé va a vedere questi film che non sono mai usciti, no? Magari un po' a volte tarantiniani, tipo che ne so, Antichi Romani contro Alieni. Oppure qualche volta mi hanno suggerito di non fare solo Tamarrate, di fare anche tipo... No, non è ancora uscito questo, niente, era uno spoiler. Comunque nel quinto, no, vabbè. Va a vedere un film un po' più di sé, ecco, se vogliamo, no? Per una volta non ci sono appunto, che ne so, i samurai contro gli alieni, di nuovo, le cose. Vedere un film più intimista, più particolare. Altre domande?
C'è qualcuno che vuole chiedere ancora se qualcosa? Se qualcuno lo faccia subito o taccia per sempre, esatto. Credo, perché vedo che loro sono abbastanza categorici e dicono insomma questo. Sì, c'è una domanda. Vai. Allora, è una domanda un po' vabbè, che mi riguarda perché appunto essendo allieva di corso di fumetto, volevo chiedere gli autori, a chi, cioè i disegnatori, come, sulla base di cosa vengono scelti? Li scegliete personalmente? Simpatia. Cioè, qual è il tratto caratteristico? Tangenti. Se c'è un... No, guarda, no, in genere la linea, credo che la Lola ve l'abbia già detto no, stamattina, anche lei questo discorso, la linea grafica che tendenzialmente si vuole scegliere per la serie, cioè poi dipende, cioè magari c'è anche chi si discosta un po' e ha un bel disegno e va bene lo stesso, e poi dipende anche molto, purtroppo questo è un momento in cui le serie sono colme, sono proprio piene già di disegnatori, no? Ci sono dei momenti in cui c'era molta fame anche di disegnatori, no? Per cui secondo me adesso per essere scelti bisogna arrivare a un livello già molto elevato, che però insomma andate a scuola apposta, perché, insomma questo è, no? Tendenzialmente, quindi, però dipende veramente molto dalla linea grafica, cioè ti faccio un esempio, è successo che una disegnatrice mi avesse mandato i suoi disegni e io ho detto guarda, per Brandon secondo me non va bene, l'ha presa tipo 2 settimane dopo su Legs, per dire, capito? E viceversa, magari uno va e dice guarda questo che ne so è più uno stile che sembra più brandoniano, e allora per cui dipende molto da veramente dalla linea grafica secondo me della serie che tu cerchi di avere nella serie, quindi e magari anche a volte dal fatto che cercano di diversità. A me piace la linea chiara, per dire, però per dirti no, non è pura linea chiara, però mi piace e quindi ci sta, che ne so, ho preso la... Ecco. Bertolini non è certo linea chiara. Non è certo linea chiara, ma adesso si è schiarito, per esempio, però è un gran disegnatore, idem. No, però Bertolini è grafico, parte comunque dalla linea grafica pulita. Lui dice grafico, linea chiara, vabbè, della sua serie così, sì, a Fragella, sì. Piuttosto che dalla Gnoll nei primi tempi. Per lui quella è la linea chiara, che però poi se si arricchisce... Non so come dire, non so, potrei fare un esempio magari di determinati americani grotteschi che anche se sono bravi, cioè proprio, a parte che io una cosa mia proprio sul grottesco, che non mi piace, una questione mia, no? Per cui che quando uno mi dice guarda, questo è una questione personalissima, perché ma non c'entra, cosa c'entra? Magari diventerai il numero uno assoluto in America di Harley Quinn e queste cose, ma cosa c'entra? Cioè, non è che io, magari io facessi, cioè è un gusto mio personale, attenzione, no. Per cui, anche perché secondo me io racconto storie reali, e quindi già essendo tra l'altro due righe un po' sopra due spanne sopra diciamo la realtà, se metto anche a fare le grottesche è finita, cioè hai capito? Secondo me diventano poi cartoni animatesche senza volerlo, ecco, voglio dire, per cui tutto sommato è bene così, insomma. Per cui in base a quello, ecco, sostanzialmente. E poi se posso dare un consiglio, andate, se ci sono degli allievi così in generale, butto sta perla di saggezza e chiudiamo, andate tutti per la vostra strada, cioè è ottimo avere la scuola in cui potete confrontarvi, ma secondo me non lasciatevi mai scoraggiare da uno, perché sicuramente sarete tutti dei disegnatori bravissimi e fighissimi, o sceneggiatori o via di seguito, però io per dire, vi racconto cosa era successo a me agli inizi, e io per i disegni è molto più facile, perché tu vai e uno fa così o li vede. Cioè, capito? Gli sbatti sotto il naso, quindi soprattutto andate, finita la scuola ovviamente, credo che loro ve l'avranno spiegato, dagli editor della serie, magari anche confrontandovi con dei disegnatori, però chi è che li può assumere? L'editor della serie, cioè il disegnatore Pinco Pallo, se vi dice questo è brutto, chi se ne frega, è un suo gusto personale, e lì, ok. L'altra cosa, appunto, io agli inizi facevo l'errore di girare per Luca con i miei testi, ma io avevo 18 anni all'epoca, quando mi avevano appena preso per le Stunt Troupe. Io giravo, per me era un divertimento, era un gioco, 19, perché avevo iniziato l'università. E quindi l'avevo fatti leggere a qualcuno. E c'era un signore che già in parte lavorava,
che era stato molto gentile, cioè me li aveva guardati con molta attenzione. Mi ricordo che mi aveva telefonato, una telefonata interurbana con mia madre, che diceva sempre così, taglia, perché cazzo. E alla fine di questa disquisizione molto lunga, però mi aveva detto, ripeto, sicuramente in buona fede, qualcuno magari dirà che aveva ragione, guarda, non ti offendere, tu non sei in grado di fare questo lavoro. Dopo un mese mi hanno preso in Bonelli. Quindi, capito, andate sempre per la vostra strada. Cioè, io ho sentito dare a certi, anche a volte da aspiranti disegnatori, magari non da colleghi in questo caso, ma da aspiranti disegnatori, magari che avevano già finito la scuola, dei pareri molto forti su qualcuno, ma sbagliati. Perché io stesso, che andavo a scuola e poi magari, poi mi hanno, adesso vado sempre meno perché evidentemente non ero gradito, perché davo dei voti troppo alti, ma il problema è che tu tanto non puoi bocciare una scuola, a mio parere, adesso qua ognuno può fare come vuole, perché magari può fare male le matite e diventare il più grande inchiostratore del mondo. Quindi la scuola ti deve dare, hai capito, una direzione. Poi tu cominci, ti rapporti al lavoro ed è un'altra cosa. Ovviamente, io non ho fatto scuole, sono, come diceva Proietti, un autodidattico. Voglio dire, l'ho fatto da me, però è diverso perché all'epoca non c'erano proprio materialmente. Ormai le scuole, secondo me, sono diventate quasi indispensabili perché io mi rendo conto che c'è un linguaggio tecnico che ormai ha tutti. Quindi se non ce l'hai, allora, soprattutto a livello di disegno, poi magari potresti non capire. Però la cosa fondamentale, secondo me, è andare per la vostra strada. Cioè, se tu hai un'idea, e se ne sei, cioè se tu hai il grottesco e sei convinto che quello ti piace, fallo. Cioè non fare poi magari il realistico pentito, cioè quello che vedi, cioè vai per la tua strada, perché magari in Francia riesci a imporre il tuo stile e diventi il numero uno. Per dire, in Francia per esempio avranno, io penso, 3 o 4 disegnatori realisti, sono quasi tutti molto grafici e molte volte molto fantasy, da anche sul grottesco per esempio, ma anche molta fantascienza, per cui a un certo punto uno deve trovare la sua strada, ma stando molto attenti ai giudizi lapidari di qualcuno, perché forse sono quelli più sbagliati. Cioè, tu prova e vai avanti. Io per esempio non leggo mai soggetti di nessuno, anche poi per un altro motivo, perché a me una volta per la televisione me l'avevano fregati e quindi ci stai male. Quindi io a quel punto non li leggo, perché se io avessi mai fatto una storia che ci somiglia già fatta, poi mi spiace. Soprattutto se avessi un'idea simile, non la farei più. Però poi finisce che quello lì non riesce a fare la sua idea, io non faccio la mia, perché non voglio che lui ci stia male, se me la frega tutti. Quindi io non leggo mai soggetti. Ma soprattutto per un'altra cosa, perché se io lo leggessi e anche non mi dovesse piacere, probabilmente non avrei il coraggio di dirglielo. Cioè gli direi, senti, questo e questo io forse non lo farei, però vai avanti. Cioè, magari questo non va tanto bene, però non, cioè, tu prova comunque. Bisogna, è vero, quando dicono cosa facciamo, proviamo, sì, siamo pieni di gente, credo che lui ve lo possa, tra l'altro, testimoniare, ci sono moltissimi disegnatori, però tu prova, perché comunque bisogna sempre tentare e al limite ritentare, perché dopo 8 mesi, sicuramente se sei giovane, tu sei cresciuto moltissimo nel tuo disegno e hai cambiato e via di seguito. Quindi, magari se dovesse esserci un primo no, fregatene. Cioè riprova, io vi auguro che sia un sì, proprio lo srotolamento di tappeti e via di seguito, però continua, cioè io dal primo sì casuale, poi vabbè, la mia storia è meglio non seguirla perché io non ho finito l'università, cioè non ho fatto tutto il peggio che si potesse fare, quindi non diventate come me, per carità di Dio, ma dal primo sì, che è stato quello con Bombi, cioè le Stuntruppe, e lì è partito subito, quindi mi sono un po' illuso, ho detto, boh, qua, oh, funziona, qua funziona, cioè qua mi cagano, va bene, sono a posto. Da lì poi mi sono beccato un po' di porte sbattute in faccia, però io intanto studiavo, è anche vero che io avevo 18 anni, 18 anni te ne freghi, dici ok, questo mi ha staccato il telefono, mi hanno staccato il telefono, la redazione ha detto vabbè, chi se ne frega, riprovo. Cioè, voglio dire, da lì poi all'entrata in Bonelli sono passati 2 o 3 anni, metti, no? Però io intanto studiavo, cioè quasi non me ne sono reso conto, però mi rendo conto che, come credo tutti voi, era qualcosa che mi piaceva talmente e non riuscivo a non farlo. Cioè probabilmente se non fossi riuscito magari mi mettevo lì a cercare di scrivere. Poi vabbè, io dico sempre, volevo partire, andare a Roma a studiare regia, è un'altra storia, ok, però voglio, era l'altra vita, la vita parallela, non lo so, è un'altra. Il video. Vabbè. Voglio dire, diciamo la vita parallela, via così e via di seguito, però è stato così e sono contentissimo. Però probabilmente, se voi avete la passione di questo, disegnerete tutta la vita. Questo vuol dire crescere continuamente e quindi affinare lo stile. Quindi, dal mio punto di vista, se avete un lavoro, ovviamente non mollatelo, ma neanche così. Però non mollate neanche i sogni, cioè non mollate mai, cioè continuate sempre, perché secondo me poi viene, cioè ci sono tanti mercati.
c'è l'italiano, c'è il francese, c'è, poi insomma ve l'hanno spiegato, c'è l'americano, dipende un po', ecco. Però soprattutto non fatevi, secondo me, bloccare, se dovesse mai, magari non ci sarà mai, però nel mio caso c'è, magari da un giudizio lapidario, perché magari chi ve lo dà è anche meno bravo di voi a volte, cioè capito, l'ha dato perché magari quel giorno si è alzato male, per quel giorno la moglie l'ha mandato al paese, cioè per una serie di cose che, con cui voi non c'entrate niente, per cui fate vedere le cose agli editor, perché sono quelli che vi possono dire sì o no, gli altri vi danno un parere, va benissimo, però non è vincolante, e soprattutto se anche, secondo me, ci fosse qualcosa, boh, queste cose non vanno, ok, non faccio lo sputa sentenza dicendo vabbè tu capisci niente, no, ovviamente metabolizzare, dire ok, forse ha ragione l'anatomia, qui la devo aggiustare, questo forse lo sfondo non funziona, ok, devo lavorare sulla prospettiva e via di seguito, però poi ritentate, cioè voglio dire, dobbiamo vivere dei nostri sogni, altrimenti cioè venite a posto. Per quanto riguarda il disegno, diciamo sempre imparate la base, vabbè, certo, realistica, certo. Poi dopo assolutamente sì, no certo, io ho visto delle cose pazzesche, a me hanno portato a vedere, cioè c'è gambe lunghissime, dire sì, perché magari qualcuno mi dice questa è una, è uno stravolgimento della realtà, ok, allora fai un certo tipo di fumetto, magari può anche andare bene, però è chiaro che non è quello che in questo momento faccio io. Poi magari c'è anche qualcuno che proprio sbaglia l'anatomia, allora a quel punto non la deve studiare meglio, siete a scuola apposta, voglio dire, se no, se uno sapesse già tutto, lo chiamano professore, voglio dire, è andata lì. Però al di là di questo, io non so che anno, quanti anni fate voi, uno, due, tre, uno solo? Ci stiamo ancora lavorando. Ok, ci stiamo lavorando, però voglio dire... Siamo aperti da un anno. Io no, ah, ok, perfetto, quindi è il primo, di sì. Sicuro. Però voglio dire, andate avanti. Cioè, sicuramente andate avanti, cercate... Cioè, se è una passione, se sono i vostri sogni, non mollate. Questo è il mio consiglio. Ok. Grazie. No.